Presidente, lei ha usato degli aggettivi chiave, possiamo dire, ha parlato di una fondazione aperta, dinamica, moderna, rivolta all'Europa. Possiamo dire che la Fondazione Varrone è una fondazione 5.0? La Fondazione Varrone ha questo obiettivo. Può dire che 5.0 punto subito adesso, appena arrivati, mi sembra esagerato. Però voglio dire, la presunzione di fare questo ce l'abbiamo. Presidente, si è parlato di impegno nel sociale. Questa ci sembra una buona notizia. Beh, però per questo non è una buona notizia, questa è, mi spiace che lei mi faccia questa domanda, questo è quello che la Fondazione ha sempre fatto, quindi sta proprio nel cuore della Fondazione quello di avere questo obiettivo. Noi gli abbiamo dato adesso una lettura più aperta, più attenta ai nuovi tempi, però quello che è al fondo è sempre l'erogazione di contributi a gente che soffre, a situazioni che sono imbarazzanti, insomma alla povertà che sicuramente in questo periodo non è diminuita ma aumentata. Ciò che ci ha convinto e indotto a parlare di nuovo corso della Fondazione è Facciamolo Insieme. Ma facciamolo insieme un metodo che noi abbiamo adottato da noi, cioè in fondazione l'assemblea era sempre ai margini dell'operatività, il consiglio direttivo insomma non influiva più di tanto. Io credo che tutti dobbiamo fare insieme questa operazione, perché vi ripeto, la fondazione ha dato a Rieti 12 milioni di euro negli ultimi anni, è un impegno che noi facciamo, che noi dobbiamo sentire come un impegno personale, che ci coinvolga tutti, non è un problema del Presidente o del Consiglio, questo è un lavoro che possiamo fare solo se lo facciamo tutti insieme. Allora quei soldi li avremo spesi bene e avremo aiutato qualcuno in maniera seria, avremo aiutato il territorio, che è la cosa che mi preoccupa di più. Quindi in questo senso la Fondazione sta continuando lo stesso lavoro che faceva prima. Una soddisfazione assoluta ad oggi? Ma devo dire, io ho una certa età. Ho una certa età, questo lo chiamo giocattolo in termine simpatico, non offensivo, a me mi sta ridando giovinezza. Che spettacolo, è una priorità assoluta per il futuro. Ma sicuramente fare bene questo mestiere qui, perché quell'altro l'ho già fatto bene, quindi questo ancora mi devo cimentare, e quindi io mi auguro che tutti insieme riusciamo a dare a Rieti un piccolo aiuto. Grazie, grazie di cuore.